tante iniziative per il nostro weekend, ma non soltanto. Adesso ci spostiamo a Forlì, perché nella Sala dei Musei San Domenico una mostra indaga la figura misteriosa di Maria Maddalena. L'esposizione riunisce, pensate, oltre 200 opere di grandi artisti dal III secolo a.C. al Novecento. Andiamo a vedere con Tommaso Ricci. Da sempre su ogni Golgota della storia c'è una presenza femminile, da sempre ai piedi di ogni croce del mondo c'è una donna. E Maria Maddalena è figura tra le più rappresentate dall'arte lungo i tempi, nonostante, o forse ragione, della sua identità incerta, sovrapposta, intersecata tra diverse Maddalene evangeliche, da fedele pia donna a sensuale peccatrice redenta, da amica speciale di Gesù a penitente radicale. La splendida, notevole mostra ai musei di San Domenico a Forlì segue da vicino la processione dei secoli che a Maddalena hanno guardato, riversando su di lei le tonalità visive proprie di ciascuna epoca. In un arco temporale di quasi 2000 anni e con un affollamento di artisti davvero imponente, da Masaccio a Chagall. E Maddalena, con la sua chioma rigogliosa, appariscente per lo più biondoramata, emerge con tutto il suo potente fulgore, spirito femminile, ricolmo d'amore per Gesù, di espressivo patimento per la sua morte e di stupefatta sorpresa per la sua resurrezione. Ciò che ha fatto di lei, con le parole di San Tommaso d'Aquino, l'apostola apostolorum, giacché è stata lei la prima a vedere Cristo liberato dal sepolcro, cioè dalla morte, al mattino di Pasqua, e lei lo ha annunciato a tutti gli altri. E i vari signorelli Bellini, Tiziano, Canova, Hayez, Rouault, c'è da restare storditi, da affogare nelle circa 200 Maddalene in mostra, eternano col loro genio in fondo la storia di una donna appassionatamente innamorata di Cristo e da lui teneramente ricambiata.